presso la sede di AIB si è tenuta la conferenza di presentazione di BIE, Brescia Industrial Exhibition, la fiera della lavorazione delle tecnologie dei metalli, patrocinata da AIB e dalla Camera di Commercio di Brescia, che si svolgerà presso il centro Fiera Montichiari dal 29 al 31 maggio. La manifestazione è alla sua prima edizione, ma nell'arco di poche si propone l'obiettivo di diventare una fiera di richiamo internazionale che possa essere centripeta e portare buyer esteri selezionati all'evento, che quest'anno occuperà 8.000 metri quadrati e che proporrà 70 aziende del settore. Per Brescia sarà un'occasione importante per mettere in mostra le proprie eccellenze, considerando che è il distretto italiano con la maggiore concentrazione di aziende che si occupano di metalli e di tecnologie per la lavorazione degli stessi. In occasione del battesimo di BIE si è scelto di permettere l'ingresso gratuito ai visitatori attraverso il sito www.fierabie.com. Ai nostri microfoni parlano Angelo Baronchelli, presidente degli imprenditori del settore meccanico di AIB, e Silvano Monteverdi, responsabile commerciale. AIB ha patrocinato questo evento e ha stimolato in qualche modo il sistema delle industrie meccaniche bresciane a partecipare e quindi a vedere in questa un'opportunità per in qualche modo a rafforzare la sua presenza, la sua capacità a livello internazionale. Cioè, ricordiamoci che appunto abbiamo un contesto che diciamo ha questa prerogativa, voglio dire, è apprezzato in tutto il mondo e quindi dobbiamo, come dicevo, aumentarne la visibilità. Beh, diciamo che è stata positiva, 70 aziende, comunque un numero importante, evidentemente è una prima edizione, noi, spetta a noi a questo punto in qualche modo farla apparire per l'importanza che ha e puntare, voglio dire, comunque al futuro, avendo sempre progetti di medio periodo. Non possiamo avere progetti, no, voglio dire, che si realizzano soprattutto in questi tipi di eventi, no, alla prima edizione. Ecco, noi pensiamo che questa possa essere veramente un'opportunità, no, da pianificare nel medio periodo. Siamo prevalentemente distributori di macchine utensili perché sul territorio di produttori c'è un numero limitato, c'è uno dei best del territorio, super conosciuto, e altre aziende che distribuiscono. Ora tutti l'hanno recepita perfettamente perché hanno, diciamo, applaudito l'idea di avere un evento sul territorio bresciano, perché oggettivamente è un peccato che non ci sia un evento di questo genere su un territorio di questo tipo. Quindi sono stati molto favorevoli, ci hanno ringraziato, ci hanno fatto i complimenti, perché effettivamente non sono i tempi migliori per fare delle iniziative, e diciamo che però tanti stanno a riaspettare quale sarà il risultato della prima edizione per poi, diciamo, liberarsi e essere più presenti per il futuro. Che sono cresciute con la fiera, adesso sono affermate, quindi non hanno più l'esigenza di farsi conoscere. Ormai sono sul territorio da 30 anni, quindi diciamo tutti le conoscono. Ecco perché l'obiettivo della fiera è di diventare internazionale. Infatti BIE è proprio l'acronimo di Brescia Industrial Exhibition, proprio perché l'obiettivo è portare qui i buyer esteri, che in un'unica vetrina potrebbero contattare aziende che fa la plastica, che fa il legno. Cioè, abbiamo proprio un'infinità di risorse, quindi sta a noi organizzatori investire nel modo corretto per far diventare questa fiera un polo attrattivo per aziende straniere che apprezzano e amano il territorio non solo bresciano, per la rapidità, per la tecnologia, per quello che siamo in grado di fare.